Quest'anno il calendario dell'Avvento è per i grandi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come ogni anno è arrivato il momento di costruire il nostro calendario dell'Avvento. Voi lo sapete, è un appuntamento a cui io tengo tantissimo e quest'anno ancora di più, perché ho pensato ad un calendario non per i piccoli, ma per gli adulti. Un calendario che sia un calendario di intenti, un calendario che sia un calendario di buoni propositi e soprattutto un calendario che sia veramente simbolico. Ecco il calendario dell'Avvento del 2015. Guardate, Damasco, Killing, questo è tutto cartoncino ondulato, lavorato in maniera molto semplice, vedrete, e poi al suo interno è nascosto il presepio. Allora, vi spiego velocemente la simbologia. Quest'anno è stato un anno molto difficile per noi tutti e quindi ho voluto creare qualcosa che fosse una preghiera già mentre la si faceva. Ho voluto mettere una commistione di intenti all'interno di questo calendario. La stoffa non è a caso un damasco, il killing che è la filigrana di carta usata dai monaci al tempo del Rinascimento non è a caso la decorazione, i colori non sono a caso, il rosso della passione, il verde della speranza e della natura, della rinascita, il dorato dell'infinito, della potenza, della sopravvivenza, della vita eterna. Le perle che agghindano i bottoncini che sono riconosciute universalmente come le lacrime che però puliscono le brutture del mondo. Qui c'è tutto. Ed io, più che il calendario, questo pensiero quest'anno vi dono. Vi spiego come funziona, perché senza giorni come si fa? Si parte ad uscire, si escono i cassettini in maniera del tutto casuale. Alcuni non conterranno il cioccolatino, ma conterranno il personaggio del presepio. Qua c'è il Re Maggio, che andrà inserito alla rovescia. Così, e rimarrà leggermente in evidenza, vedete? Altri, come vedete, al centro le caselle vuote simboleggiano la croce di Dio. Ovviamente nel cassettino centrale troveremo la statuina di Gesù bambino, il bambinello. Le altre caselle invece, quelle senza numero ma anche quelle senza presepio, conterranno il cioccolatino per il vostro bimbo. Tolto il cioccolatino rimarranno vuote e allora voi, se vorrete, scriverete un buon pensiero. Giorno per giorno tirerete fuori tutti i vostri personaggi. Bene, questo è il nostro presepio calendario dell'Avvento. Adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare questo impegnativo e, per adulti, calendario dell'Avvento. Bene, ed ecco l'occorrente per preparare il nostro calendario dell'Avvento. Innanzitutto della stoffa, degli scampoli, un paio di forbici, un tagliabalza, una squadretta della Vinavil, la colla attacca tutto, un mini presepio, vedete, questi sono dei piccoli soggettini, ve l'ho fatto vedere nella haul sul canale Ombretta, casomai vi metto qui il link. Il cartoncino, potete usare o il cartoncino pane, un po' più costoso, o il comunissimo Bristol, io ne ho uno qui spesso 3 mm, il cartoncino pane invece spesso 4 mm, quindi un cartoncino che sia comunque abbastanza resistente, un po' più spesso del retroalbum, e io qui ne ho un foglio 50x70, e poi per la decorazione un cartoncino ondulato dorato. Iniziamo subito col creare il corpo del nostro calendario. Naturalmente ci servirà anche una matita con una gomma, forse non ve l'ho elencata ma lo do per scontato. Decidiamo, allora, il mio cartoncino è nuovo quindi è già tagliato a squadra e io approfitterò di questa squadra per montare tutto il lavoro, perché è comodo avere già un cartoncino tagliato a squadra. Cominciamo subito a costruire il nostro calendario. Deve essere 6x4, 24 cm più i 2 mm di spessore che vado ad interporre su ogni sponda. Le pareti di accoglienza saranno 7. Ogni parete ha lo spessore del cartoncino, quindi 2 mm. Quindi 2 mm per 7 fanno 1,2 cm, 1,2 cm più 24, che è la lunghezza dei cassettini, fanno 25,2. Quindi andrò a segnare 25,2, andrò a crearmi un quadrato di 25
centimetri e 2 mm. Adesso dobbiamo creare quindi le pareti. Le pareti innanzitutto laterali all'interno delle quali alloggiare il nostro lavoro. Naturalmente dovranno essere lunghe due pareti dovranno essere lunghe quanto due lati, quindi 25 centimetri e 4, mentre due pareti dovranno essere meno lunghe e dovranno essere lunghe esattamente 25 centimetri, perché i 4 della linea superiore e i 4 della linea inferiore non dovranno esserci. Spesse decidiamo noi quanto. Io le farò non 4 centimetri come le cassettine, ma le farò sporgere leggermente di più, quindi le farò 5 centimetri. Quindi facciamo due strisce da larghezza 5 cm e lunghezza 25 e 4, mentre altre due da 5 cm e lunghezza 25. Quello che avremo alla fine sarà la nostra base e le nostre sponde che andranno attaccate appunto sui quattro lati. A questo punto adagio la mia stoffa sul cartone e ne ritaglio un quadrato che sia leggermente più grande. Giro il cartoncino alla rovescia e bagno di Vinavil tutto il mio cartoncino, quindi rigiro e faccio aderire la mia stoffa. A questo punto dobbiamo fare in modo di fare aderire la nostra stoffa anche da questa parte. In primis dobbiamo chiudere gli angoli ben bene, quindi uno. Non appena gli angoli saranno asciutti, richiuderemo i lembi in questo modo. Prendiamo ancora una volta la nostra stoffa e questa volta con una penna disegniamo il contorno. Ora dovete fare una cosa, perché dobbiamo tagliare senza sfrangiare la stoffa. Dobbiamo posizionare dello scotch carta lungo le linee che abbiamo tratteggiato, tanto si continueranno a intravedere. Prendiamo le forbici e ritagliamo leggermente più in basso rispetto alla linea, ma di poco, di 2 mm appena. Vedete, così si taglia con tranquillità e si va molto veloci e netti nel taglio, visto? E voilà! Anche questa parte è fatta. Cosa bisogna fare? Bisogna, anche qui io userò l'attaccatutto perché mi sto trovando abbastanza bene. Attacca velocemente, non macchia il tessuto se passata in quantità giuste. Lascio anche lo scotch, così la stoffa sta più tesa. Perfetto. Faccio aderire perfettamente. Adesso faccio asciugare e nel frattempo fodero le mie pareti laterali. Allora mettiamo le due sponde, una da una parte e una dall'altra. E lo faremo, tada, con la colla. Questa, l'attaccatutto. Adesso mettiamo quello superiore e quello inferiore, naturalmente il lato con la giuntura sfrangiata verso l'interno, e colla questa volta anche sui laterali. Adesso dobbiamo fare le paretine interne. Innanzitutto dobbiamo fare una e due, quelle che reggono i cassetti inferiori e superiori. Prendete la misura interna, vedete quanto deve essere lunga e preparate queste mensoline nella stessa identica maniera in cui abbiamo preparato le pareti laterali. Unica cosa è che la larghezza non deve essere più di 5 cm ma di 4 come le scatoline, in modo che il tutto venga incassato qua dietro e che questa sorta di bacheca venga con le sponde laterali più alte rispetto a tutto il resto. Arrivati a questo punto dobbiamo cominciare a creare le nostre caselline, che saranno i cassettini in pratica, 4 cm per 4 cm. Per far sì che un qualcosa con uno spessore rimanga 4 cm per 4 cm, dobbiamo considerare lo spessore nella costruzione della cassettina. Io adesso sintetizzo con questo. Io voglio fare una cassettina con una base su cui si poggino i quattro lati che appiccicherò. Il lato davanti e il lato dietro dovranno prendere tutta la lunghezza
dei 4 cm, perché io non voglio che davanti si veda assolutamente la congiunzione con i laterali. Quindi questi lati saranno 4 cm, questi lati invece saranno più corti, e saranno più corti perché avranno i 3 mm e i 3 mm di spessore della cassettina. Di conseguenza dovremo fare, la base dovrà essere un quadrato di 3,4 x 3,4 cm per tutte le scatoline, quindi 25 quadratini, 3,4 x 3,4 cm. Guardate, io già me li sono ritagliati. 25, uno per casellina. Poi 50 quadratini, 4 cm per 4 cm, perché saranno le pareti laterali, le pareti anteriori e posteriori della scatolina. E 50, perché saranno le laterali, quindi doppie, 3,4 cm per 4 cm. Benissimo, tagliati tutti i pezzi, prendiamo quelli che ci occorrono e rivestiamo tutte le scatoline di stoffa. Tutte le scatoline rosse, tranne la parte frontale che farò verde. Prendo le mie scatoline 4x4 e la mia colla, lasciando un margine di circa 1 cm x 1 cm da tutti i lati. Ovviamente non vi tengo qui per tutte e 25 le caselline, vi faccio vedere come ne faccio una, il davanti di una, e nella stessa medesima maniera fodererò anche le altre pareti, però con il rosso. Quindi tutte le pareti vanno foderate, alcune con il rosso, le 25 4x4 davanti, quindi quelle che serviranno per aprire proprio il vano che contiene il cioccolatino, invece andranno di verde. Per poi sigillare l'interno io userò della carta dorata, così, che metterò qui a mo' di mascherina per coprire tutte le magagne. E lo sportellino deve essere così, il dentro e il davanti. Quelli invece laterali devono essere lo stesso così, però con il rosso. Buon lavoro! Ok, alla fine quello che avremo sarà questo. Fronte e retro verdi, laterali. Allora, alla fine del nostro lavoro quello che avremo sarà questo. Fronte e retro verdi, laterali bordeaux, centrale bordeaux. Quindi giriamoli, sono tutti rifiniti all'interno con carta glitterata dorata, molto molto bella. Questa carta è molto bella, io l'ho presa da Tiger, e ora cominciamo ad assemblare. Scatolina finale che avremo, con due pareti rosse che sono le laterali e due pareti verdi che invece sono le frontale, la frontale e la posteriore. Arrivati a questo punto entrano in gioco le perline e il cartoncino ondulato. Con le forbici o con il tagliabalza ritagliate una striscetta alta mezzo centimetro di cartoncino ondulato. Vi faccio vedere. Fatta questa striscetta, cominciamo ad arrotolarla in se stessa, formando una sorta di girellina con questo cartoncino ondulato. Alla fine di questo girellare mettiamo un punto di colla sul laterale, quindi tiro fuori da una parte delle due, così, un po' a piramidina, prendo una perlina, applico la mia perlina sull'apice del bottoncino che ho creato, così, giro, metto un bel po' di colla sul retro del mio bottoncino, in modo che quando si asciughi i giri rimangano fermi e non si chiudano su se stessi, e in più in modo che io possa facilmente fare aderire questo bottoncino sul frontale della mia scatolina, così al centro. Voilà, ed ecco la mia scatolina conclusa. E allora, adesso facciamo così tutte 25 scatoline, ricordandoci di lasciare il battente posteriore aperto lì dove andiamo ad alloggiare parti del nostro presepio.
Buon lavoro e noi ci vediamo alla fine di questo abbastanza lungo lavoro. Ciao! Ancora manca la parte superiore in cui alloggiare i cassettini. Vi ricordate? Qua sopra vanno 3 cassettini e sopra questo un altro ancora. E quindi occorre formare col cartoncino Bristol una struttura che contenga quindi una sorta di continuazione della bacheca. Quindi dovremo crearci innanzitutto una forma che sia in totale 12 cm 13 cm e 2, scusate, per 8 cm e 7. Adesso dobbiamo costruire le paretine e tutto intorno. La mensolina da mettere qui, tra le prime e tra le seconde. Non costruirò la mensolina da basso perché fungerà questa da mensolina di scorrimento. E mentre ci sono, farò anche le paretine laterali da interporre accanto ad ogni cassettino. Quindi innanzitutto farò delle strisce. 1, 2, 3 e 4. E dovremo fare anche le verticali che andranno a cingere tutte le altre scatolette. Comunque adesso ve lo faccio vedere così lo capite meglio. Farò anche le paretine che andranno a mettersi qui lateralmente tra un cassettino e un altro, in modo che ogni cassettino abbia il suo vano contenitivo separato l'uno dall'altro e che quindi possano muoversi in assoluta autonomia e quindi uscendone uno non esca anche quella. Quindi la bacheca deve essere assolutamente completa, non deve avere vuoti in mezzo, sebbene poi quello che ne risulterà alla fine sarà una sorta di croce. Piano piano foderiamo tutte le nostre pareti nella stessa medesima maniera di come abbiamo foderato la parte esterna. Nel frattempo, mentre siamo nel fare paretine a destra e a manca, ovviamente facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui anche con le paretine del pezzo che poi andrà unito nell'apice qui, che poi andrà qui all'apice del nostro lavoro, e quindi dobbiamo fare anche le gabbiette qua sopra. Con tutti i cassettini già infilati, adesso dobbiamo far scombaciare il lato di sopra con quello di sotto e quindi dobbiamo incollare queste due parti. Come faccio? Come ho fatto sino ad ora. Quindi colla a caldo su tutti i punti che andranno saldati insieme, lo toglierete successivamente così. Ok, adesso è un tutt'uno. Ora io faccio tutti i bottoncini perché ancora voi li avete fatti, vi ho detto di farli prima, ma io indisciplinata, predico bene, razzolo male, non li ho fatti. Ora li vado a fare tutti e dopo ci rivediamo qui per cominciare a decorare tutto il laterale del nostro calendario dell'avvento. Perché non è finita qui, siete contenti? Dite la verità. Tu Gabriele sei contento? Per fare la decorazione dobbiamo prendere il cartoncino ondulato dorato e tagliare tante striscioline dello spessore di mezzo centimetro circa. Eccoci qua, finalmente il più è fatto. Adesso dobbiamo fare solamente il decoro che sarà tutto attorno al nostro calendario dell'avvento. Ciò di cui avremo bisogno adesso sarà soltanto di un po' di pazienza, della colla a caldo e della nostra carta. E per agevolarvi potete anche utilizzare uno spiedo. Dovremo fare una serie di decorazioni in keeling, quindi prendere un pezzettino di carta, capire quant'è la sua lunghezza e farne sempre due uguali di ogni pezzo, perché i lati vanno lavorati specularmente, quindi se c'è un decoro da questo lato deve esserci anche dall'altra parte. L'unica regola da seguire è questa. Dopodiché, per esempio,
io ho arrotolato da una parte e dall'altra così, formando una sorta di capitello, diciamo così, così. Voilà, che poi ho lasciato andare. Nel momento in cui lascio andare, quello che si forma è questo. Vado ad adagiare così su uno dei margini del mio calendario dell'avvento. Così. E allora prendo della colla a caldo e senza stare a perdere molto tempo adagio. Tutti questi ghirigori che danno, sono di cartone bianco, poi a tutti questi ghirigori poi daremo il tipico colore dell'oro utilizzando la tempera. Fatto da questo lato, uguale anche dall'altro. Quindi la specularità è una sorta di disegno d'insieme che sia più o meno armonico. Ora io comincio ad arrotolare e ad arricchire il mio lavoro. Voi state qui, guardatemi, magari qualcosa vi ispira, qualcosa invece la vorrete cambiare. In caso fatemi sapere in cosa vi siete differenziati da me. Adesso lo dipingiamo tutto con il dorato per dare la stessa colorazione dei bottoni con cui apriremo i cassetti. Sto usando della normalissima tempera dorata. State attenti ovviamente a non sporcare la stoffa. Proprio per questo sto usando un pennellino piatto in modo da poter insistere in maniera verticale e non andare a sporcare la stoffa. Ed eccolo qua, tutto dorato. Allora, io non posso farvelo vedere nella sua interezza per una questione di distanza, dobbiamo aspettare le foto, ma è bellissimo. Adesso quello che dobbiamo fare è mettere il presepe all'interno delle caselline, quindi creare, insomma, quello che sarà l'alloggiamento per ogni personaggio. Prendiamo il presepe, quindi, e adesso devo decidere dove mettere i miei personaggi. Sicuramente Gesù Bambino qui. Quindi dobbiamo dare ad ogni personaggio il giusto cassettino. Adesso vi faccio vedere come metto. Ho il cassettino, questo qui, aperto a vano, che non lascerò così, spero vediate. Prendo un pezzetto di stoffa, anche abbastanza sgualcito, come vedete, e preparo una sorta di quinta scenica molto movimentata per alloggiare la mia Madonna, che poi metterò qua incastonata all'interno, ok? E allora prendo la colla a caldo e la spruzzo sulle pareti della mia cassettina, quindi facendo attenzione a non bruciarci con la stoffa, vado all'interno della cassettina e formo questa sorta di movimento, quindi alloggio la mia Madonna sempre con la colla a caldo. Come funzionerà questo calendario dell'avvento? Lei sarà chiusa qua dentro così, ed ecco finito il nostro calendario dell'avvento. Lo vedete così, con tutto il presepio esposto, è veramente d'effetto. In ogni cassettino, mi raccomando, per i vostri piccolini un cioccolatino mettetelo, anche se il calendario è un calendario più per grandi. Il calendario dell'avvento è un momento di condivisione con i piccoli, quindi pensate anche a loro. E faccio le foto e poi ve lo faccio vedere sia tutto chiuso con la croce in evidenza, sia tutto aperto così con il presepio, però naturalmente in foto. Spero che questo lungo lavoro vi piaccia, spero che abbiate capito il senso di tutto questo e spero che di questo vi rimanga non soltanto il messaggio, che è importante, ma che è una cosa più mia che non vostra, ma vi rimangano anche tante tecniche da poter spendere in altri 300.000 modi. Bene, vi mando un grande bacio, una buona preparazione al Natale, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo.
tutto per creare altro, per creare una bacheca, per creare delle cornici in killing, per foderare le scatole, insomma, da un video semplice possono estrapolarsi differenziati concetti. E in più spero che vi dia quella serenità d'animo per affrontare il periodo dell'avvento nel migliore dei modi. Buon avvento a tutti e spero che questo calendario vi sia piaciuto. Oggi non vi chiederò né pollici in su né condivisioni, non è questo che mi interessa. Vi chiederò soltanto un sorriso nel cuore. Vi mando un grande bacio da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Adesso è davvero il periodo di Natale.